Amici di Pupia, siamo con Pino Imperatore, autore del libro Benvenuti in Casa Esposito, libro che viene presentato questa sera nella sala consiliare del Comune di Carinaro. Un libro che ha come tema centrale la storia di Tonino Esposito, un camorrista che potremmo definire mancato. Da dove nasce questa idea? Nasce dall'idea di raccontare la camorra dall'interno, per capire quali sono le dinamiche che si verificano all'interno di un clan e all'interno di una famiglia camorrista. Tonino è figlio di un boss della camorra ammazzato e cerca di imitare appunto il padre, cerca di essere un camorrista forte e potente anche lui, ma non ci riesce perché non ha fatto la stoffa del criminale, quindi commette una serie di imprudenze, un arruffone, un imbranato e anche uno sfortunato. Alcuni critici letterari in questi mesi dall'uscita del libro, è uscito a metà gennaio, hanno definito Tonino il Paperino della camorra o il Fantozzi della camorra. Tonino è la dimostrazione letteraria e a volte anche vivente che la camorra non paga e che la scelta di fare il criminale solo perché si ha in testa un falso mito di un boss potente e forte alla fine non dà risultati positivi ma dà risultati ampiamente negativi. Un libro che ha appunto, come dicevamo, al centro il tema della camorra, ma dal libro si guarda anche alla prospettiva dei camorristi e sembra che la camorra non esista. La camorra esiste, come dobbiamo tenere sempre presente questa cosa, è un fenomeno purtroppo diffuso, molto diffuso, a volte sembra invisibile perché la camorra questo vuole, essere invisibile per poter fare i suoi affari. Invece noi dobbiamo tenere sempre accesi i riflettori su questo fenomeno, parlarne, discuterne e il mio libro sta servendo anche a questo, a far capire come il fenomeno camorrista sia diffuso nella nostra società, in ogni ambiente anche familiare, a Napoli, non solo a Napoli, e io lo sto raccontando e l'ho raccontato attraverso il mio libro soprattutto ai ragazzi, ai giovani, sto incontrando molti studenti di scuole superiori, ma anche alunni di scuole medie inferiori, i ragazzi dell'università. E parlarne significa appunto combatterla, significa tenere desta l'attenzione nei confronti di questo fenomeno e fare in modo che ci sia una pressione da parte della magistratura, innanzitutto delle forze dell'ordine, ma anche della cittadinanza, la cosiddetta cittadinanza attiva. Come cittadini siamo tenuti ogni giorno a far sì che gli atteggiamenti camorristici e la camorra stessa vengano isolati e poi alla fine sconfitti. Atteggiamenti isolati anche dal parroco del Rione Sanità, che caratterizza un passaggio molto interessante del libro, un passaggio dove vede i camorristi in prima fila ad ascoltare l'omelia di questo prete che si scaglia contro questi soggetti che definisce comunque deboli rispetto alla società. Sì, è padre Francesco, parroco nel mio libro della Basilica di Santa Maria della Sanità, la cosiddetta chiesa del Munacone di San Vincenzo Ferrer, è uno dei vari personaggi positivi che ho voluto inserire all'interno del romanzo e durante questa omelia che si svolge proprio durante la festa di San Vincenzo Ferrer il 5 aprile, lui alla presenza non solo dei cittadini, dei fedeli, ma dell'intera famiglia Esposito da un lato, del boss con i suoi scagnozzi dall'altro, ne approfitta per incitare soprattutto le persone, i cittadini della sanità, a ribellarsi al sistema camorristico, a non stare zitti per quieto vivere. Lui cita tra l'altro un antico detto napoletano, dice: mia nonna diceva chi pecora se fa o lupo se lo mangia. Questo significa che se stiamo appunto, come dicevamo prima, zitti e in silenzio e non parliamo di questo fenomeno, non lo combattiamo, facciamo in modo che questo fenomeno continui purtroppo a diffondersi. Padre Francesco tra l'altro è giovane, un prete anticamorra che con coraggio appunto cerca di, io tra l'altro ho preso spunto per la figura di Padre Francesco da Don Peppino Diana, nostro amatissimo Don Peppino Diana, prete anticamorra delle nostre terre, ammazzato vigliaccamente e barbaramente anni fa a Casal di Principe. Un libro che non passa solo in rassegna gli aspetti della camorra ma anche gli aspetti più belli di Napoli, infatti dal suo libro si possono evincere quelli che sono culti particolari della cultura napoletana. Sì, ho voluto fare un omaggio a Napoli, che poi è la mia città. Io abito ad Aversa, ma per molti anni sono stato in provincia di Napoli. A Napoli lavoro, a Napoli ho tante attività culturali, tanti amici. E Napoli è una città meravigliosa, in particolare lo è nel mio libro, il Rione Sanità,
e ho voluto appunto rendere omaggio a Napoli e al suo grande anche patrimonio artistico, storico, architettonico, alle sue tradizioni, al suo folklore, alla sua cultura, ad esempio al cimitero delle Fontanelle, che è un posto unico, straordinario, che fa da scenario ad alcune vicende del mio libro, perché Tonino, quando proprio sta in estrema difficoltà, Tonino Esposito, appunto il protagonista del libro, e non sa più con chi parlare, va a parlare all'interno del cimitero delle Fontanelle, dove ci sono le capuzzelle dei morti teschi, va a parlare con un teschio, il teschio del capitano, a cui è legata un'antica leggenda. Nel mio libro ci sono tanti di questi luoghi, ed è un modo anche per valorizzare le nostre ricchezze, la nostra storia, e questo sta piacendo anche e soprattutto, non solo ai napoletani, ma anche e soprattutto a persone non di Napoli, che stanno riscoprendo attraverso il mio libro. Ormai il libro è quasi alla quarta edizione, sta andando molto bene, è stato in classifica per tanto tempo, quindi viene letto in tutta Italia, e molte persone, molti non napoletani, stanno scoprendo luoghi di Napoli che non conoscevano affatto, ma gli stessi napoletani li stanno riscoprendo. È un modo bello anche per dire: guardate, non siamo solo camorra e monnezza, ma siamo anche tutto questo, storia, appunto, tradizione, cultura, folklore, enogastronomia, che anche dall'interno di una famiglia camorrista può venire la speranza, può venire la ribellione. Non è possibile che ci sia sempre omertà in situazioni di questo genere. Quindi ci aspettiamo nei prossimi romanzi che anche Tonino possa comunque seguire. Redimersi. Speriamo. Sta facendo un percorso e grazie all'aiuto di Tine e di altre persone è probabile che si metta sulla retta via. Sul tardi, quando Gianni e Tina andarono a dormire nelle loro camerette, Patrizia avvisò Tonino. Mi vado a fare un bagno caldo caldo, capisci a me? Capisci a me, pensò Tonino guardando la moglie allontanarsi sculettando. Imo da straccia! Patrizia chiuse la porta del bagno senza girare la chiave. Azionò lo scaldino e girò il rubinetto della vasca. Accese 3 candele profumate e le mise sul pavimento. Sintonizzò a basso volume la radiolina portatile su Partenope Sound e svuotò nell'acqua una bottiglia di bagnoschiuma al sandalo e un flacone di sale alla cannella. Si denudò, spense la luce e sparì tra la schiuma e i vapori. Quando Tonino, con la mano felpata, aprì la porta, capì, lui che non era mai stato in Val Padana, cosa fosse la nebbia. Patti! A dove stai? Qua! Qua dove? Non sapere manco cazzo! Ma che volgare, rovini tutta l'atmosfera! Dove posso stare, secondo te? Nella vasca! E che sossi il candele? È morto qualcuno! Non fo scemo, vieni qua! Tonino si spogliò, spense inavvertitamente una candela con un tallone, procurandosi una scottatura, diede una ginocchiata al bidet e si lanciò nella vasca, facendo tracimare l'acqua. Mamma mia, come sei ingrifato, disse Patrizia. Tenga gli arretrati, le rispose Tonino afferrandole i seni. Quella era la parte del corpo di Patrizia che più lo attizzava, da sempre. Quando lo aveva vista per la prima volta per strada, all'età di 16 anni, le aveva detto: oh, e che zizza che tiene! Patrizia aveva apprezzato. È tutta roba genuina. Fecero l'amore con impeto, cercando di non fare troppo rumore per non svegliare i ragazzi. Poi si asciugarono e mezzi nudi si spostarono in camera da letto, dove continuarono la performance sotto la tutela di Padre Pio. Si rotolarono per terra e sperimentarono svariate tecniche di sesso acrobatico. Sulle posizioni a fenicottero, Tonino fu colpito a tradimento da un grampo a una chiappa e dovette alzare bandiera bianca. Patrizia si rivelò una massaggiatrice deliziosa. Assessore alla cultura Anna Maria Della Provitola, l'amministrazione Masi è un'amministrazione che investe sulla cultura anche in questo periodo di crisi, e questo salotto culturale organizzato in questo primo sabato di giugno ne è la dimostrazione. Da dove nasce l'idea di invitare Pino Imperatore qui stasera? E l'idea nasce da un contatto, perché io sono stata invitata 2 mesi fa ad una presentazione del suo libro ad Aversa, presso la Casa della Cultura. Lì ho conosciuto Pino Imperatore e tutti quanti di Block Magazine, e loro
avevano conosciuto un po' il successo che c'era stato l'8 marzo attraverso la libreria Mondadori, per cui mi hanno contattata poi al comune attraverso il sindaco chiedendo se era possibile, voglio dire, organizzare una presentazione evento presso il comune di Carinaro. Io che ho letto il libro e che veramente consiglio bellissimo, ne ho parlato con il sindaco e abbiamo ritenuto opportuno investire qualche soldino in questa direzione, anche se, ripeto, come dicevo prima, come dicevo in premessa, voglio dire, questo è un momento economicamente complesso dove investire in cultura tante volte, fermo restando l'intendimento di fondo, però investire in cultura tante volte richiede tanto coraggio, perché con milioni di cose da fare e con la nota esiguità di fondi diventa veramente, ecco, difficile crederci fino in fondo. Il sindaco Mario Masi, la presentazione del libro di Pino ha avuto un grande successo e una grande adesione di pubblico. Sarà stato forse per il tema che tratta il libro? Io penso proprio di sì, perché parlare di Camurra anche in una chiave completamente diversa da quella che viene utilizzata quando si trattano questi argomenti, voglio dire, c'è sempre un po' una partecipazione abbastanza numerosa della gente. Però io sottolineo, voglio dire, la positività dell'avvenimento, sia sotto il profilo di tenere sempre accesi questi argomenti che, ripeto, in questo libro sia pure trattati in chiave ironica, comica, poi abbiamo visto fa uscire dei messaggi forti verso gli altri, alla società, affinché si tenga alto, voglio dire, l'attenzione antimafia. E poi sono contento, non con me stessa, ma soprattutto con l'amministrazione comunale e con la mia assessore, che sta facendo uno sforzo notevole, che sia pure con difficoltà finanziarie con cui siamo costretti ad operare per i tagli governativi, tiene sempre alto, voglio dire, questa voglia di trasmettere un messaggio culturale nel paese, soprattutto verso i giovani. Professore Raucci, lei in rappresentanza qui stasera della sua scuola, la scuola media Petrarca, come le è parso questo libro? Un contenuto davvero importante? Esatto, un contenuto davvero importante, è stato trattato l'argomento Camorra in chiave sia comica che in chiave seria. L'abbiamo visto, l'abbiamo sentito rappresentato abbastanza bene dagli attori della compagnia. Io lo ritengo un ottimo libro, anche perché il sindaco ci ha promesso che sono stati comprati alcuni volumi per la scuola, e quindi lo dirò poi a scuola, al referente, alla lettura, lo consigliamo agli alunni nostri.